Quanto sei d'accordo con questa affermazione da 1 a 5? Non c'è stato un momento preciso, non è stata una cosa che ho coscientemente deciso di fare. Mi sono trovato bene a eliminare mano a mano ingredienti con quali non mi trovavo più così in sintonia a livello sia alimentare che morale, se vogliamo dire. Poi in tempi più recenti sono fondamentalmente diventato vegano. Nulla, non è che ho visto un documentario specifico o parlato con una persona in particolare. Si sono uniti tutti i puntini proprio così, ho detto ok, lo faccio. Stavo già facendo un passaggio che però lasciavo lì incompleto, non andavo mai fino in fondo, no? Mi sto per laureare in allevamento e benessere animale. Studiamo tante cose tipo quanto devono essere lunghe e larghe le gabbie dei suini, come si pratica l'inseminazione artificiale sulle vacche, tutta una serie di cose che io ovviamente reputo terribili. Benessere animale per me vuol dire una cosa totalmente diversa da quella che sto studiando in università. Questa è stata la spinta finale. In parte l'ho scelto, ma in parte è stata una sorpresa. Era giugno, avevo deciso di provare a mangiare vegan per un mese. Questo mese è stato incredibile, ho scoperto tantissimi modi di cucinare, tantissimi piatti, tantissimi sapori. Mi sono sentita molto meglio fisicamente e non sono più tornata indietro. C'è stata una cosa che mi ha fatto fare la svolta, mi sono decisa ad approfondire alcuni post che postavate, ho letto alcuni articoli sul vostro sito, ho detto non posso più far finta di niente. Mi ricordo in particolare un momento che ero in cucina, stavo cucinando una pizza con dei miei amici e ho avuto questa necessità di dire ok, io voglio una parte di questa pizza che non abbia la mozzarella sopra. Ho iniziato più o meno a 13 anni a dire qualcosa ai miei genitori, ma loro assolutamente non capivano, dicevano no, sei troppo piccolo, non ti sviluppi bene. Diciamo che c'è stato il momento in cui nella mia coscienza ho detto ok, questo è sbagliato e non lo voglio fare. Poi per raggiungere il risultato di oggi ovviamente ci è voluto del tempo, ecco. Leggendo un'intervista su una rivista musicale a un gruppo di New York il cui cantante aveva tatuato la parola vegan sul braccio. Consigliava un libro che è Diet for a New America, un libro che non è mai stato tradotto in italiano, e ho passato dei mesi a leggerlo poche pagine alla volta ogni sera. Nelle mie notti insonni leggevo, guardavo, facevo, curiosavo e ci fu quel click. Per 6 anni sono stato vegetariano, sapevo già dall'inizio che sarei diventato vegano prima o poi. Ho in mente un momento specifico in cui ho deciso di smettere di mangiare carne, però sono diventata prima vegetariana e poi vegana. Dal 2010 sono cuoco a tempo pieno, è la mia professione. E sono stato un cuoco onnivoro fino alla fine del 2018. Nella vita privata e sentivo che mi stavo avvicinando molto a quello che era la cultura vegana e la scelta di vita vegana, solo che non riuscivo appunto a mettere in linea queste due cose, perché purtroppo al lavoro dovevo continuare a fare purtroppo cucina onnivora. C'era anche la difficoltà, diciamo, di lasciare un'attività familiare dove ero comunque, avevo un ruolo di responsabilità. Avevo scoperto questa struttura vegana, avevo mandato un'email che, diciamo, avevo una lettera di presentazione lunga 3 pagine. Mi ricordo che quando avevo ricevuto la telefonata ero veramente molto, da un lato felice, dall'altro un po' preoccupato nel dover poi portare a casa la notizia, ecco, e anche nell'ambiente di lavoro che avrei dovuto interrompere per queste ragioni. Io credo che a un certo punto nella vita delle persone arriva una fase magari di maturità dove hai la forza di poter fare delle scelte. Il 14 febbraio 2017 ho visto Cowspiracy. E il giorno stesso, la sera, sono tornato a casa e ho detto io sono vegano. Diciamo che il momento o la genesi di tutto è stato un po' la pandemia, nel senso che quando mi sono ritrovato nel primo lockdown. Lockdown 2020 ha fatto la primavera più bella della storia. Stavo leggendo un libro sull'argomento e ho detto ehi, basta, da adesso non ho più scuse. Quindi è stato proprio un momento di consapevolezza arrivato sotto il sole. C'era una mia amica che voleva diventare vegana e stava allattando e io le ho detto
ma sei matta, ma non esiste, cioè adesso guarda, ti trovo io due articoli che ti fanno cambiare idea. E invece ho trovato gli articoli che hanno fatto cambiare idea a me. Io un giorno ho deciso e ho smesso di mangiare qualsiasi cosa, ovviamente anche ad esempio l'abbigliamento, gli indumenti di pelle, le pellicce eccetera, insomma ho finito, ho smesso di usarle. Mia figlia è diventata vegana, quindi ho capito che era la scelta giusta. Come se l'avessi già saputo da prima. È come se mi si fosse aperto il cervello. Guardavo il piatto e dicevo, ma questo tipo tagliata con la rucola e il grana, che cos'era prima di finire nel mio piatto? Un video di un vitello che veniva allontanato dalla mamma. E proprio il giorno dopo ho detto assolutamente mai più. E stavo guardando qualcosa in TV e ci arriva all'orecchio questa cosa per cui la dieta vegana sembra molto salutare. Molto salutare. Ma sai che c'è? Proviamo, così, proviamo a diventare vegani. Abbiamo svuotato il frigo di tutto quello che non era vegano, sì. L'abbiamo regalato ai miei, sì. E da quel giorno siamo stati vegani. Ci sono dei momenti nella vita dove incontri certe persone che ti portano ovviamente a fare una scelta. Sono andato a vivere assieme a degli attivisti. Questa convivenza mi ha aperto gli occhi su quello che è la realtà dei fatti. Durante un viaggio, un interrail, siamo andati in una sorta di centro sociale. Ci hanno detto potete stare qua, però noi non la mangiamo, quindi neanche voi dovete mangiare carne, derivati animali. E quella è stata la prima volta nella mia vita che ho sentito che c'erano persone che avevano questa esigenza, questa tensione, ecco. Poi sono arrivato a casa e l'ho fatta anche mia. Ho incominciato a fare attivismo vero e proprio nel 2010, quando appunto ho incontrato le persone che stavano portando avanti la campagna contro Green Hill, l'allevamento di cani beagle, facendo una battaglia per la liberazione di cani, ma poi una battaglia a più ampio raggio per i diritti animali. Ho incominciato ad abbandonare i derivati animali. Ero in macchina con Martina, che è mia moglie, stavamo parlando di veganismo, appunto. Io al tempo non lo ero ancora e lei lo era già. In quel momento, mentre stavamo parlando, ho realizzato che essere vegano non voleva dire rinunciare alla mia famiglia. Mi sono ritrovata a guardare alcuni video. C'era questa persona che parlava di quanto la sua scelta vegana fosse influenzata dal fatto di essere femminista. E poi parlava ovviamente l'industria casearia, facendo vedere proprio il momento dell'inseminazione artificiale e facendo vedere quanto quello fosse un atto coatto usato contro un animale che in quel momento è fisicamente legato, perché erano fisicamente aggiogate quelle mucche. Quella cosa mi ha dato un attimo di... non lo so, è stato proprio come vedere qualcosa per la prima volta quando in realtà era una cosa che ho avuto sotto gli occhi tutti i giorni vedendo la quantità di latte che c'è nei supermercati. E mi ricordo di essere proprio andata da Save, che era nell'altra stanza, e gli ho detto guarda, io da oggi non voglio più vedere un pezzo di formaggio in questa casa, non voglio più vedere niente che sia legato all'industria casearia in alcun modo. E lui ha visto che ero anche un po' emotivamente scossa, penso che stessi piangendo, sinceramente. Non sono stato sorpreso più di tanto. Non è una cosa che mi ha colto alla sprovvista. Il fatto che abbia scelto in quel momento di diventare vegan è stato, penso, il compimento anche di un percorso fatto da entrambi. Io studiavo filosofia, avevo 18-19 anni. Ho letto un articolo di un filosofo. Semplicemente ho sentito parlare di antispecismo. Ho scelto questo stile di vita perché ho capito che è un atteggiamento nei confronti delle cose e non un radicalismo di questo sì, questo no, questo sì, questo no. Quello passa in fretta, non a caso tutti quei vegani che mi ricordo essere così radicali non esistono più. Mi sono incuriosita e ho pensato, ok, leggiamo un po' cos'è. Io ho letto questo libro che con il veganismo non c'entra tantissimo, che si chiama Fat Shame, che parla di grassofobia. E ad un certo punto in questo libro si parlava di oppressione animale e oppressione del corpo grasso e nero. Il capitolo mi ha abbastanza colpito. È vero, non ci può essere una vera liberazione, non è anche una liberazione animale. La visione di un film, che è un documentario. Un documentario che non ho visto. I miei coinquilini, rientro a casa una sera, hanno appena finito di guardare un documentario che si chiama Game Changers. Apro la porta di casa, me li trovo davanti tipo scioccati, mi guardano e dicono Nick, da domani siamo tutti vegani. E io che sono una persona con la ghiandola dell'entusiasmo ipertrofica dico certo, va bene, da domani tutti vegani. Loro il giorno dopo sono andati a un barbecue. Ho visto un film che è Okja, mio fratello me l'aveva consigliato come è un film molto carino, io
Ma molto carino dove? Parla del rapporto affettivo che si crea fra questa bambina e questo maiale geneticamente modificato. Se ne deve separare perché era di proprietà di un allevamento intensivo. Come rimarrei male a separarmi dal mio cane, perché il mio cane è uno dei miei migliori amici, rimarrei male anche se fosse il mio maialino. Non è che un maiale valga meno di un cane. Anche il mio compagno Giovanni, lui era vegetariano, però consumava tantissimi derivati e anche lui vedeva tantissime inchieste sull'industria del latte, ma non ne parlavamo. Quindi io un giorno gli ho detto: ma sai che io non voglio più mangiare né carne, ma non voglio proprio mangiare più derivati? E lui mi ha detto: anche io. Per quanto mi riguarda è partito tutto dalla scena hardcore punk. La scena musicale hardcore italiana, romana. Cioè era già nato già negli anni 80 il movimento straight edge, che rifiutava sia alcol, droghe, sigarette. E quindi comunque nell'ambiente si parlava molto della questione vegan, della questione animale. Anche andando ai concerti si trovavano tanti banchetti con volantini, opuscoli, fanzine. Forse è stato proprio un giorno, perché è stato il giorno in cui ho letto il testo di una canzone. Era una canzone degli Youth of Today che si chiama No More, che racconta il fatto che non avevano più voglia di, come dire, alimentare un sistema che poi era il sistema della carne, della produzione di carne, e quindi No More. Ero fuori con un'amica, perché è una mia carissima amica. In quel periodo avevo appena visto uno dei vari documentari in cui Joaquin Phoenix racconta delle atrocità negli allevamenti. Quindi dopo aver mangiato quell'hamburger, in realtà sono tornata a casa. In quei giorni c'era mia nonna a Milano e aveva preparato per me della salsiccia che aveva portato dalla Calabria. Ho dato un morso e l'ho lasciata lì. Io mi sa che sto diventando vegana, e gli ho detto: anch'io. E mi sembra allucinante pensare che fino a 22 anni io non sapessi che gli animali soffrono così tanto. Era il giorno del mio compleanno ed è stato come regalo, autoregalo di compleanno. È una cosa che faccio per me, perché è una cosa che già da un po' non voglio, la sto facendo perché è la mia abitudine, perché è quello che si aspettano gli altri, perché è sempre stato così, però io non lo voglio fare e quindi mi sono regalata questa scelta dal giorno dopo. Io sono diventata vegana grazie, tra virgolette, a una stalla modello in Trentino. In terza media la mia insegnante di educazione tecnica ci ha portati in gita scolastica in un macello. Io andavo lì con mia figlia, che era all'epoca piccolina, e facevano delle attività per bambini. Allora c'erano fuori nel cortile questi box con dentro i vitellini. Alla fine di questo tour, candidamente, ci sono state offerte delle fettine di speck. E in quel momento, quando mi è stata data questa fettina, io ho avuto una reazione scioccante, ho detto no. Dentro così, con le pareti di plexiglass, ma tali per cui non riuscivo neanche a muoversi, a girarsi, e questi vitellini pazzi perché vogliono succhiare. Allora, appena qualche bambino si avvicinava lì, gli succhiavano il dito, e lì mi sono detta: se vuoi essere coerente devi essere vegana, proprio guardando un vitellino negli occhi, capendo questa cosa, sì. Ed è stato forse lì, in quel momento, che ho fatto il link tra quello che è prima un corpo vivente di un animale e quello che poi è un corpo privo di vita, destinato a diventare un prodotto. Da quel momento io ho cambiato la mia visione, l'ho ribaltata. È stato il momento in cui, è strano, ho visto la lastra della mia gatta che stava male e ho visto che aveva l'esatta forma di un coniglio. Quell'immagine lì mi ha fatto capire che ok, ci sono, lo posso fare, sono tutti uguali. È quella la mia strada, e quindi sì, da lì poi è iniziato tutto.